Ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram per non perdere tantissimi contenuti esclusivi. Inoltre, in descrizione, nel primo commento, trovate il link di accesso a un gruppo Telegram riservato agli iscritti del mio canale, dove potete parlare di football con tante altre persone e ricevere tantissimi consigli sul Dream Team. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory a modalità Dream Team di Football 2023. Come avete letto nel titolo, ho speso 900 monete per un pack speciale. Adesso scoprirete quale pack speciale e quindi automaticamente scoprirete anche quali giocatori proveremo nel breve periodo, ragazzi, perché oggi ne proveremo uno, forse due, e poi nei prossimi episodi proveremo tutti gli altri giocatori del pack. Prima di andare avanti, invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi, mi raccomando, questa parte è fondamentale, quindi non andate avanti senza lasciare l'iscrizione con la campanella attivata e soprattutto senza mettere un bel mi piace e farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate dell'episodio, chiaramente dopo aver visto la puntata. Se volete supportare ulteriormente il canale, ci sono gli abbonamenti, basta cliccare il tastino abbonati per scoprire quali sono i vantaggi derivanti da questi abbonamenti. Altrimenti, se volete fare una singola offerta per aiutare la crescita di questa community, ci sono i super grazie. Per effettuare questa offerta bisogna cliccare il tastino grazie che trovate qui sotto. Eccoci qua ragazzi, ho di nuovo modificato leggermente la formazione nello scorso episodio, e se ve lo siete persi mi raccomando andatevela a recuperare perché ci siamo divertiti tanto. Comunque, dicevo, nello scorso episodio prima ho sistemato il modulo così. Poi a un certo punto, non contento, ho lasciato tutto così tranne per la difesa, in quanto sono tornato a tre difensori e un terzino. Adesso però, con l'acquisto del pack del Barcellona, perché è questo il pack che ho acquistato con 900 monete, mi sono accorto della presenza di Araujo, che o Araujo, chiamatelo come volete, io dico Araujo, che appunto può fare sia il difensore centrale che il terzino. A 17 livelli io ne ho fatti 11, perché non ho più preparatori esperienza. Man mano, se fa bene, continuiamo a livellarlo man mano che abbiamo i preparatori esperienza, ovviamente. Ci sono tantissimi altri giocatori. Poi sono andato anche ad aprire un pacco di quelli che ci sono attualmente, dei giocatori in risalto, quelli che non si possono livellare, e ho trovato Barella, che è tanta roba. Barella meriterebbe una puntata dedicata solo a lui, ragazzi, ma purtroppo non è possibile. Me lo porto al posto di Modric perché non abbiamo un giocatore anche difensivo che fa da sostituto a Kimmich o Kanté se sono giù, quindi abbiamo urgenza di portarcelo in panchina. Vabbè, inutile che ve lo descrivo, super OP, fortissimo in attacco e fortissimo in difesa, come potete vedere dalle statistiche, è qualcosa di clamoroso in game. Dovrebbe essere 98, sì, infatti in game è 98. Menù della divisione 4, ragazzi, iniziamo la scalata verso la divisione 3. Avversario trovato, ragazzi, vediamo un po' con chi ci abbina in questa prima partita dell'episodio. Ok, divisione 4, come noi, andiamocela a giocare. Allora, sono tutti in condizione, ragazzi, io ho spostato i difensivi su Hernandez e Araujo, voglio provare a tenere Kimmich e Kanté senza niente sopra, mentre i contropiede sono sempre su Neymar e Batistuta. Vediamo la squadra del nostro avversario, interessante, interessante, e andiamo in campo, vediamo che succede. Siamo in campo, ragazzi, prima partita dell'episodio, giochiamo contro un player che milita in divisione 4. Testiamo le nuove istruzioni, testiamo Araujo, vediamo un po' che succede. Bella per Batistuta, Batistuta, l'1-0, l'ho visto con la coda dell'occhio. Occhio, è riuscito a passare Allison sulla botta di Haaland, riesce a respingere. Vai, rigore, rigore, gli ha dato il rigore. Rigore. Calcio di rigore, Allan sul pallone. Parte Allan, vabbè. Ok, va bene, ci sta, ci sta. Ci sta. Succede anche nella realtà e vanno i cucchiai, ci sta. Cucchiaio sull'1-1, sembra un po' una presa in giro, però. Calcio d'angolo. Mar battere. Palla in mezzo, vai Gabriel! Di pochissimo.
Haaland è esagerato. Haaland vince tutti i contrasti, non ce n'è manco uno che non lo vince. E che cavolo come l'hanno fatto. Ho capito che nella realtà sta facendo lo sfracello, ma è una cosa assurda, è troppo. Ogni contrasto contro qualunque giocatore. Bella per Gabriel. No, tira, tira. Madonna, maledetti, maledetti. Ma perché? Una volta che sono arrivato lì, sto tirando, non mi puoi togliere il pallone. Ma chi l'ha fatto sto videogioco? Chi l'ha fatto? Meno male che Allison l'ha preso, perché i miei difensori vanno a vuoto. Vanno a vuoto, non so perché vanno a vuoto. Allora, Messi per Romario, Lewandowski, Batistuta, Ronaldinho, Guti, Barella, Kimmi. Fallo! No! Non ha dato il fallo, regà. Non ha dato il fallo. Non ha dato. È una cosa ormai che mi arrabbia fa. Che mi arrabbia fa. Vai, Neymar. Tira, Neymar! Neymar Junior! Neymar Junior! E andiamo! Finita. Inizia bene la nostra corsa. 2-1. Ci portiamo a casa i primi 3 punti. Avversario trovato. Vediamo chi sarà il secondo sfidante, ragazzi. Vediamo chi incontriamo. Divisione 4, ragazzi. Ancora una volta la nostra stessa divisione. Allora, Kanté è giù. Quindi deve arrivare in nostro soccorso Barella. Sì, sì. Aiutaci. Aiutaci, caro Barella. E ovviamente il difensivo su Araujo. Vediamo un po' che succede con questa formazione. Vediamo un po' se riusciamo di nuovo a vincere. Vediamo la squadra del nostro avversario con il nuovo pallone d'oro lì in punta. È un giocatore che andremo a provare. Prima o poi lo andremo a provare. E vediamo un po' se riusciamo a battere. Questa squadra c'ha Neuer tra i pali, quindi attenzione. Quando ce l'ho io non para niente Neuer. Magari all'avversario para. Ok ragazzi, iniziamo, giochiamo di nuovo contro un player che milita in divisione 4 e vediamo un po' di riuscire a vincere anche questo. Bella per Digno, vai Digno con l'1-0 e andiamo, e andiamo. Il pallone per Gabriel. Vai Gabriel. Vai Gabriel. Con il 2-0. Batistuta. Con smitragliata incorporata. Finisce il primo tempo, ragazzi. Con questo scatto di Neymar. 2-0 alla prima frazione. Continuiamo così. La palla in mezzo. Spinta. Ragazzi, vai Allison. No, 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 no. Doveva segnare, raga. Doveva segnare. Io ho spazzato con il quadrato e l'ha consegnata al mio avversario. Gol di Nkunku, ma ancora non ha pareggiato ancora. Guardate, io qua spazzo con il quadrato e la consegna a Nkunku in posizione perfetta per fare gol. Finisce, finisce, 2-1 ragazzi, ci portiamo a casa un'altra partita proprio per un gol di scarto, ma l'importante sono i 3 punti. Avversario trovato ragazzi, vediamo chi sarà il terzo sfidante dell'episodio. Finora 2 divisione 4, questa volta un divisione 3. Aia, Kanté di nuovo giù ragazzi, quindi di nuovo Barella utilizzeremo. Per il resto va bene. Paragio. Formazione avversario. Lautaro Martinez, Mbappé, Messi davanti. Bella squadra. C'ha Kimmich lui come terzino, io ce l'ho come mediano. Vabbè, andiamo in campo e cerchiamo di fare la terza vittoria. Siamo in campo ragazzi. Terza partita dell'episodio. Giochiamo contro un divisione 3. Come ho già detto, cerchiamo di vincere anche questa. Vai. Vai Gabriel. Tira da lì. Ho fatto bene a provarci perché lui c'ha un destro micidiale. Infatti quasi gol. Dai.
Vai. Di esterno! Ronaldinho di Trivela! Vai così! 1-0, ragazzi, 1-0. Mamma mia, non me lo fa rivedere, però sarebbe da rivedere. Finisce il primo tempo, ragazzi, 1-0, meraviglioso gol di esterno di Ronaldinho. Allora, ragazzi, facciamo dei cambi. Ronaldinho è stanco. Quindi mettiamo Guti. Poi Kanté, Kimmich. Poi basta, dai. Dobbiamo mettere Lewandowski per Batistuta. Dai, sì, Lewandowski per Batistuta. Messi, Neymar li voglio tenere. Occhio, possibilità per il mio avversario. Haaland. Bellissimo. Bravo, complimenti. Però per tutta la partita ste entrate non le ha fatte, raga. Ha messo in pausa, dopo la pausa ha cominciato a giocare così. Che caspita, oh. Ma perché? Perché? Per tutta la partita ha fatto zero tiri. Mo ha cominciato a fare degli 1-2 pazzeschi. 80esimo il pareggio di Haaland, 88esimo il 2-1 di Haaland. Brutto perdere in rimonta, raga. Mi rossico assai quando perdo dall'1-0 all'80esimo 1-0 per me. Poi 1-1 e 2-1. Avversario trovato. Vediamo chi sarà l'ultimo sfidante di questo episodio. Poi meglio spegnere, faccio giusto l'ultima partita. Divisione 5, ragazzi. Portiamocela a casa. Finalmente abbiamo Kanté a disposizione. Finalmente, direi. Formazione avversario, perfetto. Questa è la squadra dell'avversario. Tutti i giocatori fisici usano ormai. Kane c'ha questo in attacco, per dire. Pensate un po'. Vabbè, andiamo. Ok, ragazzi, siamo in campo. Quarta e ultima partita dell'episodio. Giochiamo contro un player di divisione 5. Questa bisogna vincerla per forza. Mamma mia, che lancio. Andata bene, Oki. Andata benissimo. Mamma mia, riesce ad andarsene il palo. Mamma mia, è andata bene. Finisce un primo tempo dove proprio non è successo niente, raga. Quindi scusatemi se vi ho mostrato poco e nulla. Vai Neymar. Non ci credo. Più di così che devo fare. Più di così che devo fare, non lo so. Calcio d'angolo. Palla in mezzo. Calcia così. Vanno mai bene se tiri da fuori così. Dai che c'è spazio. Dai Neymar. Sì. Finisce così, ragazzi, 1-0, vittoria di misura con crocchettone finale di Neymar. Siamo a 9 punti su 16, 6 partite da giocare, quindi la promozione è vicina e mancano ancora parecchie partite. Ce la possiamo sicuramente fare, ma nel prossimo episodio. Ragazzi, come sempre, fatemi sapere nei commenti che ne pensate, se vi siete divertiti. Ci sono stati molti episodi strani, come sempre. Però direi che, alla fin fine, questo modulo gira bene. Meglio del precedente con questo gameplay. E per adesso sto andando in positivo, cioè le partite stanno andando abbastanza bene. Fatemi sapere anche quale giocatore vorreste come prossimo test nel pack del Barcellona che ho acquistato. Io probabilmente proverò il nuovo Lewandowski, ma non lo so, ragazzi. C'è anche Gavi, che è molto interessante. C'è Pedri, chiaramente, quindi c'è tanto da provare. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto dal vostro Simoplay. Bella, ragazzi! Magic in my nights everlasting.